È stata presentata a Cosenza presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la nuova caserma di Castro Villari. L'attuale struttura della città del Pollino è di proprietà della provincia di Cosenza, risale agli anni 60, per cui, come ha spiegato il comandante provinciale Giampiero Rizzo, non è più sufficiente a garantire gli standard operativi. Una sede totalmente nuova che permetterà anche un congruo risparmio economico rispetto ad un adeguamento di quella esistente con i più moderni requisiti. Che è rispondente completamente agli standard di sicurezza ambientali ed energetici, oltre che ovviamente alle nostre esigenze operative. Nella nuova sede distaccata di Castrovillari opereranno 30 unità con 5 mezzi ordinariamente operativi, 2 mezzi autopompa serbatoio, un autobotte e 2 moduli antincendio boschivi, oltre naturalmente ad un addestramento continuo degli uomini in modo da poter utilizzare i nuovi mezzi a disposizione dei vigili del fuoco. Queste sono altre delle esigenze che abbiamo rappresentato e che vogliamo con questo nuovo progetto anche risolvere, perché noi continuamente abbiamo a che fare con attività addestrativa e di continuo studio sulle nuove tecniche di intervento, tenuto conto che gli scenari di rischio sono aumentati e con l'avanzamento del grado di tecnologico, diciamo, che abbiamo oggi. Per cui, per esempio, anche sugli incendi di autovetture elettriche c'è bisogno di un continuo aggiornamento e un continuo, diciamo, prove delle tecniche di intervento. E quando si parla di incendi non possiamo non pensare a quelli boschivi, visto e considerato che ci affacciamo alla stagione estiva. Incendi boschivi, diciamo che abbiamo in questi ultimi anni perfezionato ancora di più il nostro impegno sul territorio. Abbiamo realizzato un nuovo presidio rurale proprio specifico per questo tipo di attività ad Acri, che è notoriamente una zona molto esposta a questo tipo di rischi, e comunque garantiamo con grossi sforzi almeno 4 squadre in più oltre a quelle normalmente operative, disparse per il territorio, normalmente Tirreno, Ionio e parte centrale della provincia. Ho fatto visita questa mattina alla caserma dei Vigili del Fuoco, accolta dal comandante Rizzo. È stata l'occasione, sede della provincia di Cosenza, è stata l'occasione per parlare dei progetti e soprattutto delle nuove caserme, fra cui quella di Castrovillari, che nascerà e che sarà un fiore all'occhiello proprio per le caserme dei Vigili del Fuoco, una presentazione fatta proprio dal comandante Rizzo, alla presenza del prefetto Vittorio Ciaramella, un'occasione anche per salutare il comando dei Vigili del Fuoco e complimentarmi per l'ottimo lavoro che fanno sul territorio proprio per salvaguardare quella che è l'incolumità dei tanti cittadini che si trovano sul territorio della provincia di Cosenza.